Bomba! Bomba! Un movimento sexy! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Come state oggi? Noi benissimo, perché ieri ho preparato le bombe fritte. Spiega ai nostri amici cosa sono le bombe fritte. Un altro pezzo di tavola calda della nostra tradizione siciliana, comunque catanese. La tavola calda e rosticceria, tipo cosa? Da mangiare sia al bar che passeggiando che anche a casa per le feste. Sì, e quindi oggi vi proponiamo questa semplice ricetta delle bombe fritte catanesi. Non perdiamo tempo e spostiamoci di là. Ed ecco gli ingredienti per preparare le famose bombe fritte catanesi. Veramente una ricetta che se non la fate ci perdete solo voi. Esatto, e allora cominciamo subito. 250 g di acqua, 150 g di latte, 60 g di strutto, che potete sostituire tranquillamente col burro, 125 g di preparato per purè, potete sostituirlo con 200 g di patate lesse schiacciate, 10 g di sale e 16 g, poco più di mezzo panetto, di lievito fresco in panetto appunto, 100 g di zucchero semolato, 200 g di farina 00 e 160 g di farina Manitoba. Questo per quanto concerne il pane in pasta. La farcia della bomba è una e una sola, insostituibile, ed è composta da mozzarella e prosciutto. Non ci sono altri ingredienti all'interno della bomba. Poi friggerò la bomba in olio di semi di girasole. Voi potete farla in qualunque olio, non vi consiglio l'extravergine di oliva perché viene troppo pesante, ma esiste anche in tavola calda a Catania la bomba al forno, quindi prendere il rustico ed infornarlo a 200 gradi per 20 minuti e viene buono lo stesso, leggermente più leggero. Io sto per lavorare con la macchina del pane, ma voi potrete fare l'impasto a mano. Dovete quindi attendere i tempi di lievitazione, preparare prima il lievitino con zucchero, acqua e un po' di farina, un terzo dell'intera quantità di farina, quindi miscelare gli altri ingredienti, attendere un'ora e mezzo per la lievitazione totale, muovere un po' l'impasto e attendere un'altra mezz'ora, quindi stendere l'impasto e procedere come me. Con la macchina del pane i tempi si accorciano di gran lunga, quindi procediamo. All'interno dell'acqua, come sempre, sbricioliamo il nostro lievito. Io lo prendo a occhio, ne prendo sempre poco meno di un panetto intero, quindi aggiungo lo zucchero e mescolo il tutto insieme. All'interno del cestello versiamo innanzitutto una mistura fatta dello zucchero e del lievito che avremo disciolto ben bene in acqua. Quindi mescoliamo bene e versiamo questa soluzione biancastra, verrà fuori questa soluzione biancastra e tutto lo zucchero. Verso il latte. Quindi lo strutto ammorbidito. Quindi versiamo le farine. A questo punto aggiungiamo il sale, il preparato per il purè e mettiamo in macchina. Io ho questa iCook che mi funziona benissimo, per quelli che vogliono saperlo, costa pochissimo e funziona molto bene. Seleziono il programma 12. 1 ora e 29 e avvio. Alla fine del tempo questo sarà il risultato, un panetto bello lievitato che noi scaravoltiamo sul piano da lavoro
Voilà! Wow! Guarda, non c'è il gancio. Fallo vedere, non c'è neanche bisogno di pulirlo. Perché il panetto era venuto molto bene. E creo una sfoglia spessa poco meno di un centimetro. Stendo la pasta con una terrina. Taglio il cerchietto, non avendo un coppapasta così grande mi aiuto con una di queste terrine dell'IKEA. Ne faccio una con voi, poi ognuno, poi le altre vengono fatte tutte allo stesso modo. Prendo un po' di prosciutto e l'adagio al centro, un altro po'. Qualche pezzettino di mozzarella. Abbiamo il cuoco che mi dice che è troppa. Non è troppa. E chiudo. Così ben bene, quindi arrotolo il mio paninetto farcito tra le mani e lo lascio lievitare per una buona mezz'ora. Voilà! Nel frattempo compongo gli altri. In un pentolino preparate un bel po' di olio di semi e fatelo riscaldare. Io ho già acceso la fiamma, quindi tuffiamo le bombe all'interno di questo olio caldo. In alternativa potete metterle spennellandole di uova e latte a 200 gradi in forno ventilato per 20 minuti. Ma la vera bomba è questa qua, anche se in rosticceria vendono anche quella al forno, eh? E tuffiamo la nostra bomba. La bomba sarà pronta quando avrà raggiunto questa bella coloritura dorata. Voilà, tiriamola fuori dall'olio e mettiamola a sgocciolare in carta assorbente. Nel frattempo tuffiamo la seconda. Voilà, vieni qui Gabri, tuffo la seconda. Lasciamola andare completamente, prima da una parte, poi dall'altra, e la rigiro 3-4 volte mentre cuoce. Quando raggiunge quel bel colore è pronta e la tiriamo giù dall'olio. Voilà, e anche la seconda bombetta l'è pronta. Andiamola a far scolare. Voilà. E ora impavidamente, rischiando l'ustione di primo, secondo e terzo grado, divido a metà la mia bomba. Wow! Pronti? Papete! Papà! Fantastica, fantastica! Assaporatela e diteci cosa ne pensate. E poi ci manderete tanti messaggini d'amore. Noi ci vediamo subito dopo le foto. Ciao! Avete visto com'è semplice? Brava! L'hai visto com'è semplice? Complimenti! Complimenti a te per la ricetta, perché Ombretta è andato a scovare la ricetta nei suoi libri antichi di cucina della nonna. Vuoi raccontare un aneddoto? No. Mi è venuta per caso la ricetta. Gli è venuta per caso, ma è uguale a quella che potete trovare nei migliori bar. È buonissima, le bombe risultano fragrantissime, per nulla stucchevoli. La difficoltà di una ricetta del genere è che la frittura sia troppo, non si abbonda. Invece questa ricetta non trattiene quasi per nulla l'olio, la pasta risulta molto leggera e leggiadra. No, scherzi a parte, non è per nulla pesante. Una bomba si fa mangiare volentieri, lui si natrele e mangia volentieri. Quindi se siete golosi, c'è anche un'alternativa per quelli che non vogliono mettere il prosciutto? Io me la sono fatta diversamente. Io lo so che dico che la bomba non si può fare. La vera bomba catanese è solo ed esclusivamente formaggio e prosciutto. Non esiste null'altro che possa essere chiamato bomba. Io però, non mangiando carne, l'ho fatta con la cipollina. Ho stufato della cipollina e ci ho messo formaggio e cipollina. Ed è venuta una super golosità che non chiamerò bomba, la chiamerò, che ne so, ombra. Omba.
La chiamiamo omba ed è molto molto buona lo stesso. Ma se volete la vera bomba è prosciutto e formaggio come vedete nel video. Io l'ho fatta con la macchina del pane, come sempre voi potete farla anche a mano, impastando e ascoltando i tempi di lievitazione. Quindi proponete questa ricetta durante le vostre feste, portate a tavola queste simpatiche bombe e vedrete che i vostri amici ne rimarranno affascinati. Come cena delle serate, ragazzi. Guardate, ragazzi, che tutti i rustici di tavola calda che vi stiamo proponendo sono un'alternativa alla normale e buonissima pizza con cui potrete stupire i vostri amici a cena. Non solo, ma sono povere di calorie, dillo. Quante calorie ci Di saranno? Tipo un calorie milione no, a di pezzo. calorie no, però sicuramente non sono dei piatti ricchi nel senso economicamente, quindi potete fare molti pezzi di tavola calda con poco prezzo, sfamare una bella tribù con una bella figura senza spendere tantissimo. Brava. Per tanti sabato sera in compagnia, con il piacere di passarli insieme, scoprendo gusti nuovi e senza spendere troppo. Benissimo, e dopo questo simpatico, Jingle. sì, questa simpatica conclusione, noi vi salutiamo e ci rivediamo sempre qui. Per il prossimo video sulle vostre tavole. Mua! Ciao. Ciao!